Benissimo. Allora, intanto, scusate l'inconveniente, vi ringrazio intanto, ringrazio la Società Geologica per avermi invitato a tenere questa lezione sulle rocce, diciamo, di alto grado in Himalaya. E il titolo è quello deciso per le Distinguished Lecture, quindi una finestra sui processi interni della Terra. E quindi è abbastanza bizzarro, perché noi siamo abituati a pensare alla Terra appunto con la parte profonda che è in basso. Quindi, se seguiamo un pochino l'istinto, e qui ho messo anche il libro di Giulio Verne, Il viaggio al centro della Terra, che mi ha accompagnato, diciamo, alle letture da giovane, ero molto appassionato dei libri di Verne. La cosa più logica era scendere in basso, lo vedete gli attori del film che si calano dal vulcano dell'Islanda, per andare all'interno della Terra. Quindi le rocce più profonde, i processi interni, li dovrei andare a osservare nell'etosfera, nel mantello, quindi nella parte più bassa. Paradossalmente, invece, li posso osservare nelle montagne, come ben sappiamo, nelle catene montuose, perché lì la tettonica delle placche ci permette, diciamo, permette la riorganizzazione della litosfera e quindi di portare in affioramento anche le rocce più profonde. E paradossalmente è proprio nella catena più alta del mondo, la catena himalayana, che vediamo rappresentata in questa immagine composita da satellite, che è il classico esempio di catena di collisione, derivata dalla collisione tra l'India e l'Eurasia, dove posso vedere nella parte più alta delle montagne proprio i processi, le rocce metamorfiche, i processi che hanno interessato, diciamo, queste rocce quando erano in profondità. Quindi sembra una situazione paradossale, ma in realtà è fantastica, perché vedete, sopra la scritta Himalayan Belt, ci sono delle piccole cicatrici scure che si intravedono e tagliano un po' la catena, sono dei grandi canyon, delle grandi, diciamo, gole, che sono profonde anche fino a 7-8 km, quindi addirittura ho degli spaccati di moltissimi chilometri per vedere direttamente le rocce, quindi non soltanto il tipo di roccia, che ne so, il micacista, lo gneiss, le clogite, ma anche le strutture in posto. E quindi posso vedere la geometria e la cinematica di queste strutture, che sono molto importanti per capire l'evoluzione, diciamo, tettonica e i processi che sono avvenuti in profondità. Ecco, in questo movie fatto da Tanya Atwater, vediamo, diciamo, la ricostruzione, la collisione tra l'India e l'Eurasia, che è avvenuta circa 55 milioni di anni fa, dopo la consumazione dell'Oceano della Tetide. Vedete che, dopo la collisione, diciamo, l'India non si ferma, ma continua a muoversi verso nord e dà una tettonica di indentazione, che provoca l'estrusione verso est della Cina e sud-est dell'Indocina e forma delle strutture molto importanti, come per esempio questa qui, la Karakoram Fault, l'Altin Tag Fault, delle strutture che si vedono anche da satellite. Vedete questa qui dove c'è scritto Tibet, se la seguite la faile dell'Altin Tag, che è almeno 2000 km di lunghezza, quindi sono strutture enormi. E questa, diciamo, collisione, diciamo, porta contemporaneamente anche all'esumazione delle rocce che sono state deformate durante la collisione, la litosfera che viene deformata, metamorfosata, vedete, con questi thrust viene riportata in qualche modo in superficie mentre la catena cresce. Allora, diamo un'occhiata insomma, generale alla catena, però un pochino più da vicino. In questa immagine da satellite vediamo la sutura dell'Indo, che è questa qui in rosso, che separa a nord l'Asia e a sud, diciamo, tutte le unità tettoniche rappresentate in colori giallo, viola e verde, che derivano dalla deformazione del continente indiano quando è andato a collidere con l'Asia. Quindi abbiamo dalla linea di sutura della valle dell'Indo, questa qui rossa, in colore giallo dei sedimenti del margine indiano, che è stato deformato durante la collisione, sono rocce sedimentarie dal Permiano fino alle Eocene, in viola rappresentato indicato con GHS, sarebbe Greater Himalayan Sequence, sono le rocce metamorfiche del cuore, del nucleo metamorfico dell'Himalaya, che sono quelle che andremo a osservare. Queste rocce metamorfiche sono interessate anche da queste, diciamo, rocce indicate con il colore rosso, che sono delle eucograniti del Miocene, che si trovano nella parte alta di questo complesso metamorfico. Poi con LH indicato in verde, l'unità tettonica più bassa, che è il Lesser Himalayan Sequence, sono rocce sedimentarie che vanno dal Proterozoico
fino all'Eocene. E quindi noi ci concentreremo su questo nucleo metamorfico dell'Himalaya, rappresentato in rosa in questo block diagram, dove è esposta la crosta media. Questa crosta media è anche divisa, separata dall'unità tettonica superiore, quindi il viola è separato dai sedimenti della tetide, da un'enorme struttura tettonica che è lunga più di 2000 km lungo lo strike della catena, che è una faglia di una zona di taglio normale. Qui vediamo un leucogranito deformato con una bella milonite, con un movimento del tetto a scendere verso nord. È una faglia diretta, anzi un sistema di strutture che dà un movimento diretto. Nella parte bassa, questo nucleo metamorfico, il GHS, è invece delimitato da una struttura famosa fin dall'inizio del Novecento, che è il Main Central Thrust. È una zona di taglio, diciamo, contrazionale, che porta questo nucleo metamorfico in rosa ad accavallarsi sul celeste, sull'essere Himalaya. Quindi questa unità metamorfica, queste rocce più profonde, sono delimitate in alto da una faglia normale e in basso da un thrust, da una shear zone con movimento tipo thrust. E gli spostamenti sono superiori a 200 km e quindi sono strutture veramente di primo ordine. Qui vediamo, ecco, l'immagine che ho messo all'inizio è la parete nord del Monte Everest che è tagliato proprio sulla vetta da questa faglia diretta. Quindi sopra abbiamo le rocce della Teti, della piramide del Monte Everest, e sotto le rocce metamorfiche del cristallino. Vediamo anche dei geologi giapponesi che nel 2005 hanno raggiunto quota 8530, dove passa, diciamo, la parte fragile di questa struttura che è appunto il South Tibetan Detachment, e che vediamo qui rappresentato in questa figura del collega Lageson del Montana University, che ha tracciato il detachment dal Monte Everest, il Monte Shanxi, eccetera, fino a scendere poi verso nord. Questa faglia, questa zona di taglio, è faglia perché è un sistema complesso, è fatto da una zona di taglio duttile inferiore e una fragile superiore. Mette a contatto i sedimenti della Tetide, vedete in questo affioramento proprio a nord del Monte Everest, siamo a 30 km dal campo base del Monte Everest, mette a contatto dei sedimenti con brachiopodi ordoviciani, quindi quasi per niente deformati e poco metamorfici, con degli gneiss a sillimanite biotite. Quindi è una struttura sottrattiva e sottrae, diciamo, un bel pezzo di crosta perché mi fa appoggiare dei fossili direttamente su rocce metamorfiche di medio-alto grado. Qui vediamo anche un leucogranito, questo qui chiaro, questa fascia chiara che è deformato in maniera spettacolare da delle milonite che danno un senso di taglio a scendere verso nord con le strutture S e C. E in sezione sottile vediamo di questo leucogranito del Miocene, vediamo queste miche colorate che sono dei mica fish e anche loro confermano un senso di taglio a scendere verso nord. Quindi la Tetide viene dislocata verso nord di oltre 200 km, i sedimenti della Tetide. E quindi è una faglia che in questo caso, diciamo, è molto stretta come ampiezza e che ha un movimento diretto. Quindi la parte superiore scende e la parte inferiore, gli gnalsi e gli leucograniti, il cuore metamorfico, risalgono. Qui la vediamo nella zona di nel sud del Tibet, dove abbiamo dei calcari ordoviciani brecciati direttamente su queste rocce grigie che sono gli scisti a sillimanite con i leucograniti intrusi. Quindi i ferramenti sono spettacolari, si può mettere proprio la mano il dito sul detachment fragile, sulla faglia che mette a contatto questi calcari con le rocce metamorfiche. Se andiamo verso il basso, qui vedete la vegetazione cambiata perché siamo al contatto tra l'alto Himalaya e il basso Himalaya. E qui siamo nel Garhwal, in India nord-occidentale, dove vedete con i colleghi stiamo esaminando, diciamo, queste rocce, siamo proprio lungo il Main Central Thrust. Quindi a destra abbiamo le rocce sedimentarie dell'essere Himalaya e dove siamo noi siamo nella zona milonitica, che è spessa, diciamo, qualche chilometro, dove vediamo delle splendide strutture S, C e C' che danno un taglio a salire verso sud-ovest, quindi opposto al detachment. E poi dei mica fish a scale dell'affioramento che confermano ancora un taglio contrazionale verso sud-ovest. Quindi in sostanza abbiamo una faglia normale al tetto e una faglia inversa alla base.
Allora, queste due strutture sono i binari che hanno guidato l'esumazione del cristallino, cioè la risalita di queste rocce metamorfiche una volta, diciamo, arrivate in profondità dovuta alla collisione, poi sono risalite guidate da questi due binari. Questi due binari, il detachment e il main central thrust, hanno guidato, oltre che l'esumazione, hanno anche condizionato, diciamo, la letteratura scientifica degli ultimi 30 anni, che sono state considerate le strutture principali portanti per esumare, per riportare alla superficie queste rocce del nucleo metamorfico, del GHS. Allora, i modelli di esumazione li possiamo dividere in due grandi classi. Ci sono la maggior parte dei modelli che sono basati sull'attività contemporanea del detachment al tetto, il detachment estensionale al tetto, e del main central thrust alla base, tra 25 e 17 milioni di anni. C'è un lavoro di Godin e altri del 2006 che riassume questa età e trova una contemporaneità del main central thrust alla base con il South Tibetan Detachment al tetto. Quindi i modelli si sono basati molto su questa attività contemporanea. E poi ci sono pochi modelli, anche più recenti, che invece non sono basati sull'attività contemporanea di questi due modelli e quindi ne sono indipendenti. Qui, diciamo, da questa slide ripresa da Montomoli e altri 2013-2015, Montemagni 2020, che diciamo, l'ha completata, vediamo i modelli principali. Sulla sinistra i modelli che prevedono che il thrust alla base e la faglia normale al tetto siano importanti, siano i fautori, diciamo, dell'esumazione. Esumazione che va da un wedge extrusion nel caso B, dove questo nucleo metamorfico viene spinto per la cinematica opposta verso l'alto e verso sud. Oppure c'è una variazione sul tema dove è quella del wedge insertion, dove questo cuneo metamorfico si inserisce fra i sedimenti più alti della Tetide in azzurro e quelli verdi dell'Esserimalaya, dove il South Tibetan Detachment non è visto più come una faglia estensionale, ma come un back thrust. Quindi queste rocce si incuneano, queste rocce metamorfiche si incuneano e il South Tibetan Detachment è considerato un back thrust. E poi, diciamo, c'è il principe dei modelli che prevedono l'attività contemporanea, che è il modello del channel flow. Come vedete c'è anche una nuvoletta che indica le piogge monsoniche, perché è un modello, vedete, anche molto affascinante, è un modello numerico sviluppato da autori canadesi diciamo, fine anni 90, inizio anni 2000, con modelli numerici, i primi modelli numerici che facevano vedere l'evoluzione di tutta una catena alla scala delle centinaia di chilometri. In questa evoluzione mettevano anche l'attenzione sulla necessità di erosione e trasporto per esumare le rocce metamorfiche. Quindi è nato anche la diatriba, le rocce metamorfiche sono esumate per tettonica o per clima. Quindi questa discussione, che è durata anni e tuttora in atto, sul ruolo principale dell'erosione o insomma, del clima, della tettonica per tirare su, diciamo, le rocce metamorfiche. Questo channel flow, ora ve lo spiego un attimo, nella slide successiva, prevede un flusso di rocce fuse, diciamo, verso sud, verso l'India. E poi ci sono due modelli che sono, diciamo, il critical taper e l'in-sequence shearing, che invece non hanno bisogno che il South Tibetan Detachment e il Main Central Thrust siano contemporanei. Il critical taper, in pratica, è il cuneo orogenico che viene un po' applicato non soltanto alla parte più frontale della catena, ma a tutta la catena, considerando anche, diciamo, il ramo duttile, il ramo metamorfico, sviluppato da Kohn nel 2008. E poi c'è l'in-sequence shearing, che diciamo, è di formazione italiana, siamo noi responsabili, in cui vediamo invece una serie di shear zone e di trasse che si attivano progressivamente con età sempre più giovani andando verso l'avampaese, verso l'esterno. Quindi vediamo ora un attimo questo modello del channel flow, che è quello dominante negli ultimi 20 anni. E è molto interessante perché vedete in questa slide abbiamo il Tibet, abbiamo l'India che subduce sotto il Tibet, sotto l'Asia, e in questa litosfera che viene subdotta c'è una differenza di pressione. La pressione P1 e la pressione P2 sono differenti. La pressione P1 è più alta e la P2 è più bassa. E questo è chiamato anche pipe flow e produce uno spostamento delle rocce con un percorso parabolico, che è questo qui, Poiseuille flow, indicato sulla destra. Questo
E poi c'è il Kumite Flow, che è il taglio semplice che deriva dallo spostamento dell'India sotto l'Eurasia. E quindi abbiamo dei vettori di spostamento che sono derivati dal taglio semplice, che aumenta verso il basso. È interessante che quando noi andiamo a sommare questi vettori di spostamento, quello che si produce nella parte alta di questo canale di rocce fuse, abbiamo migmatiti, abbiamo rocce arrivate alla fusione parziale, la parte alta ha una sommatoria dei vettori positiva e quindi se ne va verso l'alto. Quindi questa parte, dove c'è scritto exhumation, è soggetta a esumazione. Invece la parte grigia in basso, che è scritto burial, è sottoposta ancora a seppellimento. Quindi questo è anche un bel modello, che poi si è basato anche su tanti dati naturali, oltre che sui modelli numerici, sui dati numerici. È molto bello perché ci spiega come durante una collisione una parte di queste rocce possano essere esumate senza aspettare l'erosione finale o la tettonica estensionale, diciamo, post collisione. Quindi è stato il primo modello, uno dei primi modelli che ha permesso di spiegare l'esumazione durante la collisione, mentre ancora la catena si sposta verso il suo avampaese, si sposta verso l'India. E quindi questo nucleo cristallino è sempre stato considerato una mega unità tettonica, quindi più di 2000 km di lunghezza, uno spessore che varia dai 5 fino a 15-20 km, quindi tantissimo. Una mega unità coerente delimitata da queste due strutture che vi ho indicato. Ma è vero? In realtà dei trust o delle zone d'Italia al suo interno sono sempre state riconosciute, però sono sempre state considerate come dei trust fuori sequenza, quindi posteriori, molto più recenti rispetto al trust basale, il Main Central Trust. Però qual è l'età di queste strutture, le condizioni di pressione e temperatura, la cinematica, la temperatura di deformazione? C'erano pochi dati in questo senso. Qui vediamo, diciamo, nella struttura più profonda, il canyon del Kaligandaki, che appunto è delimitato dal Dhaulagiri a ovest e dall'Annapurna Range a est, che è una spaccatura profonda almeno 7-8 km. Quindi lì possiamo vedere tutta la sequenza delle rocce, diciamo, dall'essere Himalaya al tibetano. Quindi vediamo la traccia del Main Central Trust qui in alto, dell'Annapurna Detachment, che è un nome che indica comunque il South Tibetan Detachment, sotto il monte Dhaulagiri, e nel mezzo il cristallino. Questo cristallino ha delle zone di taglio, per esempio questa qui indicata in rosso come Kalopani Shear Zone. E questa è una Shear Zone che è stata interpretata come trust fuori sequenza perché è datata con le miche a circa 15-13 milioni di anni da Hipogis e altri, o Vannai Hogis, eccetera, e quindi un trust più alto del Main Central Trust, ma più giovane, e quindi un trust fuori sequenza. Vedremo che in realtà la situazione è molto più complicata di quanto veniva descritta. Allora, intanto, com'è fatto questo nucleo metamorfico? Quali rocce ci sono? Quando andiamo a vedere che rocce ci sono, troviamo ovviamente delle belle migmatiti, come vediamo nelle foto in alto, con degli eucosomi che vanno a interessare delle piccole zone di taglio, oppure sono completamente piegati, la parte chiara, la parte spremuta dalla fusione viene deformata. Oppure vediamo anche delle belle miloniti, la foto in basso a sinistra del Mugu Karnali, che è una zona del Nepal occidentale, ha un bel fabric milonitico, e qui la milonite è spessa a 4 km, cioè io cammino diversi giorni dentro le miloniti. Qui vediamo un'altra foto, sempre, diciamo, del Nepal centro-occidentale, dove lungo un piano di taglio mi cresce della sillimanite macroscopica, quindi un minerale, diciamo, a temperatura abbastanza alta, con dei relitti di cianite che si vede anche, diciamo, a occhio nudo, e questo minerale azzurro. Quindi, diciamo, ha delle strutture, faccio vedere solo due esempi, in realtà molto, molto ricca, però abbiamo delle belle deformazioni dentro a questo cristallino. E poi nella parte alta abbiamo i graniti. Questa è la vetta del Monte Makalu, che è interessata da un granito del Miocene, un leucogranito del Miocene, e diciamo, le rocce scure sottostanti sono le migmatiti, che vengono spremute. Qui vediamo tutto un reticolo di filoni che si formano da queste rocce fuse e spremute, che vanno poi a essere coalescenti a formare il corpo principale del granito del Monte Makalu. E questo, diciamo, sono graniti che interessano tutti la parte alta del cristallino, proprio in corrispondenza del South Tibetan Detachment, che tra l'altro
passa proprio per gli ultimi metri della vetta del Makalu. Quindi noi che cosa abbiamo fatto, diciamo, in questi anni? Abbiamo fatto numerose spedizioni sul terreno. Qui vedete delle tracce rosse, sono delle sezioni che abbiamo fatto. Qui ce ne sono una dozzina, ma ne abbiamo fatte almeno il doppio in Himalaya. Abbiamo un po' visto la catena dall'India al Nepal, al Sikkim fino al Bhutan, tutte le parti che potevano essere viste, abbiamo fatto numerosi transetti alla ricerca, diciamo, delle strutture, di strutture significative, strutture importanti. Abbiamo trovato miloniti con spessori di 4 km, quindi insomma, dire, 4 km sono il doppio dello spessore affiorante delle Alpi Apuane, che è il nucleo metamorfico dell'Appennino, per dire, quindi delle strutture enormi. E le abbiamo affrontate in quale maniera? Abbiamo affrontato in maniera multidisciplinare. C'è un approccio che è stato suggerito dai lavori di Montomo e gli altri 2013 che prevede l'uso della geologia strutturale alla mesoscala, quindi geometria, cinematica, indicatori cinematici, deformazione, unito alla petrologia, le condizioni PT, quindi vedete bei granati zonati visti al microscopio elettronico, e poi il tutto unito anche alla geocronologia, anzi alla petrocronologia, che è un ramo nuovo della geocronologia che permette di legare, diciamo, le età ai percorsi metamorfici. Qui vedete una foto di un cristallo di un minerale accessorio che molti di voi magari non considerano neanche, che è una monazite, dimensione intorno ai 100-150 micron, che ha una zonatura chimica. Questa zonatura chimica è importantissima perché, per esempio, ci permette di dire quando è la crescita legata al metamorfismo prograd e quando c'è la crescita legata a quello retrogrado. Io con la laser ablation posso andare a sparare, a bucare esattamente nel dominio colorato che voglio. Quindi gli strumenti anche moderni, sia in Italia, in particolare anche il laboratorio di Los Angeles con il collega Cotton, oppure con la collega Rubatto che attualmente è in Svizzera a Berna, abbiamo potuto avere delle età molto dettagliate per andare a affinare proprio l'età dei processi delle shear zone. Con queste metodologie moderne, però integrando tutto, perché solo con un approccio non si riesce a valutare appieno il significato di queste strutture. Bisogna integrare tutti questi aspetti, almeno questi. Quindi abbiamo cominciato dal Nepal occidentale nel lontano 2000-2010, dove abbiamo individuato alcune strutture. Vi faccio vedere un esempio di una delle ultime zone di taglio all'interno del cristallino che abbiamo trovato, diciamo, tra la Monte Annapurna e il Monte Manaslu, che sono degli 8.000 calcheroni in Nepal. Qui vediamo il granito del Monte Manaslu, dove siamo andati in spedizione. Abbiamo fatto tutto un percorso, ovviamente a piedi, sul terreno, dove abbiamo fatto analisi strutturale, campionamento e poi analisi in laboratorio per trovare i percorsi PT, le età, interpretare i dati e poi dare interpretazione tettonica. Perché quello che vogliamo fare è capire queste shear zone che abbiamo chiamato discontinuità tettoniche e metamorfiche, perché hanno ovviamente una deformazione, ma vanno anche a interessare il metamorfismo di queste rocce, di queste unità tettoniche. E quindi siamo andati appunto sul terreno. Qui vediamo una carta geologica schematica che va dal Main Central Thrust, quindi la parte bassa della fotografia, poi con i colori violacei indichiamo le rocce del cristallino, del nucleo metamorfico, il granito, che è questo qui rosso con le crocettine, e poi il South Tibetan Detachment, nella zona a nord-ovest dove c'è scritto Chame. Poi nel mezzo del cristallino abbiamo individuato una bella shear zone in corrispondenza di questo paesino chiamato Jagat. Abbiamo trovato effettivamente delle miloniti e qui abbiamo trovato anche dei piani di taglio dove cresce la sillimanite prismatica dopo la crescita della cianite, il granato e della storia. Quindi abbiamo individuato fisicamente una fascia melonitica con un senso di taglio verso sud-ovest. Qui vediamo un block diagram, una sezione del block diagram, dove il cristallino è diviso in due parti, una parte superiore e una parte inferiore, da questa discontinuità tettono-metamorfica che abbiamo chiamato Higher Himalayan Discontinuity, perché, diciamo, interessa il cristallino dell'Alto Himalaya. Qui abbiamo preso molti campioni, però abbiamo selezionati quattro per fare delle analisi uranio, torio, piombo in situ, sulla monazite, nel laboratorio di Santa Barbara dal collega John Cottle.
Abbiamo quindi preso le sezioni sottili e siamo andati a caccia delle monazite. Qui vediamo la sezione sottile, vediamo una monazite al microscopio elettronico a scansione, vediamo la monazite dopo che gli è stato sparato con il laser, i buchettini che sono rimasti, e qui vediamo la monazite con le mappe delle terre rare, che per esempio dell'ittrio, che è molto importante, con i buchettini con le età diverse. Questo è importante perché quando io vado a unire la zonatura in terre rare possa avere informazioni sui percorsi metamorfici delle rocce che contengono queste monazite. E mi fa, faccio riferimento ai lavori di Gibson, Williams e alla pubblicazione di Engi e altri 2017, che è un bel libro che spiega tutta la moderna petrocronologia. In sostanza, faccio molto breve, il granato nelle metapeliti controlla il l'ittrio e le terre rare che sono disponibili durante il metamorfismo. Quindi, se io ho la monazite e il granato che crescono insieme durante il metamorfismo prograado, che succede? Il granato cresce e mi prende tutto l'ittrio. Quindi, la monazite contemporanea al granato sarà povera in ittrio, low yttrium. Vedete qui. Quando invece il granato subisce un percorso retrogrado, un breakdown, si ovviamente smette di crescere, anzi, magari si riassorbe. E rilascia le terre rare. Chi le prende? Le prende la monazite, che quindi mostrerà dei bordi ricchi in ittrio. Quindi, già per esempio, l'ittrio è fondamentale, le zonature in ittrio del granato e della monazite sono importanti per capire questo gioco che fanno questi due minerali. E quindi mi permette di datare, per esempio, la parte prograda e la parte retrograda. Qui vediamo due dei campioni vicino alla zona di taglio che vi ho indicato prima, nella valle dei Marziandi, la Jagat Shear Zone o HHD, eccetera, come volete. In questa Shear Zone ho delle monazite, vediamo questa qui, per esempio, ha un nucleo povero in ittrio, colori azzurri, e un bordo ricco in ittrio, colori giallo-rossi, c'è cioè una perfetta zonatura. Le età più vecchie sono nel nucleo e sono legate al metamorfismo prograado, quando invece l'ittrio lo prendeva prepotentemente tutto il granato. I bordi si formano durante il metamorfismo retrogrado, quando il granato si rilassa e rilascia l'ittrio, allora se lo mangia tutta la monazite. Il comportamento opposto è quello del torio. Abbiamo un nucleo ricco in torio, un bordo impoverito in torio. Quindi, in sostanza, se andiamo a mettere le età che abbiamo trovato con la laser ablation, tutte età concordanti, vedete errori molto bassi, 0,5 milioni di anni, 0,7, 0,6, sono quindi età molto, un errore molto molto basso con queste metodologie moderne, anche costose, devo dire. Vediamo che fino a 27 milioni di anni ho età prograde, quindi quelle dei nuclei poveri in ittrio. A 26-27 milioni di anni invece trovo delle età dei bordi ricchi in ittrio, quindi quelle retrograde. E quindi questo cambiamento prograde-retrogrado lo trovo a 25-27 milioni di anni in questi campioni, mentre il metamorfismo prograado, quello che ho registrato, va da 38 fino a 27-25 milioni di anni. In realtà ci sono poi in altri campioni anche età più vecchie, si va fino a 48 milioni di anni, 50 milioni di anni, cioè vicino all'età della collisione. Però cioè, vi faccio vedere, questo è un esempio del lavoro che abbiamo fatto su appunto dei campioni molto, molto buoni con metodologie di avanguardia. Le terre rare ovviamente ci danno anche altre informazioni, per esempio, vabbè, qui vediamo il solito ittrio che aumenta verso l'età più giovane, quindi 35, 30, 25, l'ittrio aumenta quando da 25 in poi. C'è anche, per esempio, si possono usare altri rapporti, altri elementi, per esempio il gadolinio e terbio diminuisce drasticamente nei percorsi retrogradi, quando il granato si destabilizza. Allora, nel campione 90, io vedo il gadolinio che a 25 milioni di anni il rapporto gadolinio e terbio diminuisce drasticamente, quindi è un altro proxy, diciamo, del metamorfismo retrogrado. Quindi io metto insieme tutte queste informazioni e cosa ottengo? Ritorniamo un po' alle strutture, alla shear zone di Jagat. In questa struttura io posso distinguere i campioni del tetto da quelli del letto. Allora, nel tetto, nell'hanging wall, vedo un metamorfismo prograado fino a 27 milioni di anni e poi retrogrado da 27, 26 fino a 17 milioni di anni.
Diverso è il footwall. Il footwall invece ha uno spostamento, cioè questo cambiamento da prograde a retrogrado, che l'ho trovato nei miei campioni, ho utilizzato anche dei campioni di Gibson e altri 2016, che quello è rappresentato in grigio, questo spostamento, questa transizione prograde-retrogrado avviene a 17 milioni di anni, quindi è sfalsato di 8-10 milioni di anni rispetto all'hanging wall. Quindi questa è già la prima osservazione importante che abbiamo ottenuto. Come si spiega? Si spiega considerando la cinematica della zona d'Italia. Qui, in questa figurina schematica, quindi ho messo in evidenza che il percorso prograde-retrogrado è diacrono, sopra e sotto la shear zone. La mia shear zone, che è indicato come HHD, è questa qui rossa nella figura sotto. Vedete le freccettine? In alto salgono, in basso scendono. I punti che io metto un punto A1 nel tetto, nella parte sopra, un punto B1 nella parte sotto, hanno un percorso differente. Il punto A1, con l'inizio del movimento della zona di taglio, si sposta verso l'alto, segue la freccia, è condizionato dalla cinematica. Il punto B1 invece ha le frecce che vanno in basso e quindi si approfondisce. Se si approfondisce, aumenta il suo metamorfismo. Quindi in questo diagramma PT sulla destra, vedete la pressione gigapascal, la temperatura, il punto B1 da condizioni di 0,5 megapascal va a gigapascal, scusate, va a quasi 11 gigapascal, mentre l'A1 è già nella fase di retrocessione, quindi uno è prograde e l'hanging wall è retrograde. Quindi questo è un dato importante mai messo in evidenza prima, perché la petrografia è conosciuta, i PT sono conosciuti, le età c'erano, ma la petrografia, l'età e la cinematica non sono mai state combinate insieme. Quindi questo mi fa vedere che in questa sezione del Nepal centrale ho una discontinuità tettono-metamorfica che agisce per circa 8-10 milioni di anni. La geometria, diciamo un piano di taglio che inclina verso nord e un movimento da thrust della shear zone, altera i percorsi metamorfici delle rocce circostanti, perché questa shear zone agisce per parecchio tempo, quindi va a influire, a rompere le scatole anche ai percorsi metamorfici che se ne stavano tranquilli e beati. L'uso della petrologia mi permette di riconoscere e datare i percorsi PTT nelle rocce dell'hanging wall e del footwall, che quindi sono diacroni. Quindi vedete, qui riporto percorso prograde e retrograde sono contemporanei. Cioè, quindi mentre una parte subisce un metamorfismo prograde, l'altra un metamorfismo retrogrado. Quindi il passaggio prograde-retrogrado è diacrono, è spostato nel tempo, sopra e sotto. E questa è, diciamo, la prima volta che è stato evidenziato a partire appunto dai lavori di Cohn 2008, Rosi, altri 2010, tutti i collaboratori. Ecco, questa discontinuità tettono-metamorfica che abbiamo riconosciuto il Nepal centrale è un accidente locale o è una cosa regionale che è espandibile a tutta la catena? Per questo abbiamo, insomma, un po' trotterellato per tutta la catena malayana. Percorsi a piedi, questa è una bella escursione che abbiamo fatto nel 2010 con tanti colleghi italiani. Vedo che c'è anche Pizzi, alcuni, diciamo, studenti che poi sono diventati ricercatori che hanno seguito questa escursione. Qui altri percorsi con i muli, con tutto il materiale necessario per sopravvivere un mese, diciamo, in Alto Himalaya. Quindi un intenso lavoro di terreno durato moltissimi anni. Direi che queste shear zone abbiamo riconosciuto almeno una ventina di anni fa. E questa è una prima carta geologica dove in viola è rappresentato il cristallino dell'Alto Himalaya, in blu, scusate, in marrone i sedimenti della tetide, in verde l'essere Himalaya. Quindi abbiamo diviso il cristallino in due parti, separato da questa discontinuità tettono-metamorfica, che è HHD, che corre appunto per tutta questa carta. Siamo andati poi anche in Nepal centrale, questa è la Valle Kalinganaki, abbiamo riconosciuto questa HHD nella parte bassa, vedete sopra il Main Central Thrust c'è questa HHD, la discontinuità che appare qui, e poi il South Tibetan Detachment che appare nella parte alta. Quindi ci siamo spostati Nepal occidentale e Nepal orientale. Questa discontinuità è fatta da miloniti con strutture SCI, C', che danno un taglio verso sud-ovest, i piani di taglio inclinano sempre verso nord-est, l'allineazione indicata con i puntini rossi è nord-ovest e sud-est, il senso di shear è
il tetto che si sposta verso l'alto e verso sud-ovest. Qui vediamo anche dei porfiroclasti tipo Sigma nella zona d'Italia, la prima che abbiamo riconosciuto nel Nepal occidentale. Anche in sezione sottile queste discontinuità presentano le stesse strutture, hanno cianite, staurolite, relitta, sui piani d'Italia cresce biotite e sillimanite. La deformazione legata a queste zone di taglio è alta, sono zone di taglio di alta, scusate, di alta temperatura. Vedete, per esempio, l'estinzione a scacchiera del quarzo, Grand Boundary Migration del quarzo, indicano tutti a temperature sopra i 500-600 gradi. Quindi sono zone di taglio molto, molto calde, quando però c'è in profondità. Un'altra cosa importante, che ora non sto a darvi il dettaglio, però abbiamo ricostruito i vari percorsi PT di queste shear zone, di queste tre che vi ho fatto vedere del Nepal occidentale e Nepal centrale. Vedete questo PT nero, per esempio, è quella del Kali Gandaki. C'è una parte prograda e una parte retrograda. La foliazione milonitica si forma durante la parte retrograda, quando cala la temperatura e cala la pressione. No? E questo diciamo, è importante. Qui vediamo anche l'età di queste shear zone. Abbiamo sempre applicato uranio, toro, piombo, o con la laser ablation, o con la laser ablation split system, oppure a volte anche con la shrimp, con la collega Rubato, che prima era in Australia, ora in Svizzera. Abbiamo sempre applicato, diciamo, queste metodologie, abbiamo trovato età estremamente simili, 25-17, 26-17, 25-18, quindi un range di età, diciamo, nell'arco di 200-300 km, comunque in lungo strike, ma perfettamente concordante. La cosa interessante è che queste età sono più vecchie del Main Central Trust. In questa review di Montaume et al. 2015 sull'età geologica di Londra, vediamo che per quelle che erano a disposizione, diciamo, nel 2015, abbiamo l'età dell'HHD che sono 25-18, il Main Central Trust è 17-13, 26-17 e 22-10. Quindi c'è sempre un bello shift di età tra le due strutture. Quindi la discontinuità HHD è più alta e più vecchia rispetto al Main Central Trust. In letteratura in realtà è stato fatto un po' di confusione, perché il Main Central Trust è stato definito nel 1939 da Haim e Ganze, ma poi diciamo, l'applicazione vede spaziare il Main Central Trust almeno per 20 km lungo alcune sezioni. Quindi spesso l'HHD non è stata riconosciuta perché veniva confusa con il Main Central Trust. Con questo lavoro sistematico siamo riusciti a identificarle e separarle chiaramente come età e come posizione strutturale. Tra l'altro, i lavori più recenti che derivano da tesi di dottorato di Chiara Montemagni con Igor Bill all'Università di Milano Bicocca, fanno vedere che il Main Central Trust addirittura, che vedevamo qui 17-13, 21-8, 16-9, 9-15, addirittura a età più giovani. Il Main Central Trust è fatto da è una zona di taglio molto spessa, che ha un Main Central Trust superiore e uno più basso. Quello più vecchio e quello superiore addirittura è 9-8 milioni di anni, quello più basso 5-4. Quindi addirittura c'è uno scarto di età ancora maggiore rispetto a quanto ritenuto diciamo, fino a poco tempo fa. Questo deriva da un lavoro pubblicato un paio di mesi fa su Terranova, che appunto un importante risultato, diciamo, questa tesi di dottorato che avrà sicuramente una grossa risonanza. Quindi noi siamo andati in pratica sul terreno a vedere questa discontinuità dove potevamo, dove non siamo riusciti ad andare, abbiamo analizzato la letteratura e trovato le tracce di questa discontinuità e siamo stati in grado di tracciarla per oltre 1000 km, quindi dal Nepal occidentale fino al Bhutan. E ora, diciamo, con la tesi di dottorato di una ragazza brasiliana che fa il dottorato a Torino, stiamo analizzando anche l'India nord-occidentale, dove abbiamo trovato, diciamo, le tracce di questa discontinuità. Quindi probabilmente si può allungare per almeno 1500-1800 km, quindi una struttura assolutamente di primordine. Quindi, se vogliamo fare una sezione schematica della catena himalayana, abbiamo in verde l'essere Himalaya, i colori del viola il cristallino, che è diviso in due parti, uno superiore, GHS upper, e uno inferiore, divisi da questa HHD. E poi abbiamo il South Tibetan Detachment, che lo divide dalla successione sedimentaria tibetana. Quindi questa discontinuità tettonometamorfica è una shear zone di alta temperatura, attiva tra 27 e 16 milioni di anni, che divide in due fette il cristallino per almeno
1.000 km lungo strike. La cosa più importante è quindi quando noi vediamo che queste Miloniti hanno uno sviluppo nella parte retrograda dei percorsi, queste Miloniti sono in esumazione. Quindi l'esumazione cristallino superiore è iniziata molto prima dell'attivazione del Main Central Tract per mezzo di questa zona di taglio intermedia, con un meccanismo che noi abbiamo individuato come in sequence shearing. E quindi è anche importante distinguere chiaramente l'HHD dal Main Central Tract per collocare il Main Central Tract nella giusta posizione e quindi cartografare bene anche le unità tettoniche. In SICKIM, per esempio, il Main Central Tract viene addirittura posizionato a livello delle migmatiti, quindi 20 km più a nord di quello che deve essere fatto. Allora, se cerchiamo di capire un attimo l'influenza di questa discontinuità tettono-metamorfica sull'evoluzione dell'Himalaya, abbiamo un GHS, questo nucleo metamorfico, che va in subduzione sotto l'Asia, sotto il tibetano. A un certo punto si attivano queste shear zone per localizzazione della deformazione e quindi il cristallino alto, nella parte superiore cristallino, Langingwall, comincia a essere esumato, quindi i punti che si stavano muovendo tutti verso il basso, i punti gialli, nella parte superiore invece invertono il percorso e si muove verso l'alto in esumazione. Quando è che tutto il cristallino viene esumato? Quando viene attivato il Main Central Thrust, dopo i 16 milioni di anni. Allora, a quel punto tutto il cristallino è nell'Hanging Wall del Main Central Thrust, che è la struttura rossa, e tutto viene esumato, mentre l'essere Himalaya invece continua ad andare in seppellimento. E questo appunto è evidenziato dall'età dell'Hanging Wall e del Footwall, che hanno un prograde e un retrograde shiftati di 8-10 milioni di anni, come si vede nella figura a destra, perché questo qui è tutto il tempo di attivazione della shear zone. Quindi finché agisce la discontinuità HHD, le rocce del sotto vanno in profondità e quelle del sopra vengono esumate. E questo ha una durata di 8-10 milioni di anni, quindi un tempo sufficiente a influenzare il percorso metamorfico, quindi i percorsi PT. Ritorniamo ai thrust fuori sequenza. Vi ho fatto vedere prima la Kalopani Shear Zone, quando ho visto quella bella panoramica del Kali Gandaki, qui ho le foto di un'escursione con vari colleghi, e qui questa Kalopani Shear Zone l'abbiamo tracciata, anzi è stata cartografata, Lorenzo Gimignani, durante le tesi di laurea, l'ha cartografata, è una shear zone che ha un senso di taglio verso sud-ovest. Era stata datata appunto a 13-15 miliardi, ma noi incuriositi abbiamo analizzato le monaziti con Antonio Langone del CNR di Pavia, abbiamo trovato dell'età di all'interno del granato quelle prograde, 48 milioni di anni, 43, quindi legate alla collisione, ma sulla foliazione milonitica in retrocessione età da 41 a 30 milioni di anni. E queste età sono anche confortate da dei percorsi PT fatti con pseudosezioni da Iaccarino, Masson, dell'Università di Stoccarda. Quindi la parte della foliazione milionitica si sviluppa nella parte retrograda del percorso, quindi con tutti i minerali, composizione delle miniche, eccetera, è ben vincolato. Questo percorso avviene tra 41 e 30 milioni di anni. Quindi questa Kalopani Shear Zone esuma la parte alta del cristallino tra 41 e 30, quindi un'esumazione estremamente vecchia, la più vecchia trovata in assoluto. Quindi dobbiamo aggiungere questa shear zone, quindi abbiamo questa più alta e più vecchia, la HHD che va 27 e 16, e poi il Main Central Thrust. Quindi se vogliamo mettere insieme queste informazioni, dobbiamo dividere allora il cristallino, il viola, in tre fette. La parte sopra la Kalopani Shear Zone, la parte fra la Kalopani e la HHD e la parte fra l'HHD e il Main Central Thrust. Che succede? Fino a 41 milioni di anni tutto il viola va in seppellimento, quindi tutti i punti hanno un percorso progredo. A 41 milioni di anni, probabilmente per inizio di fusione e di localizzazione della deformazione diciamo, per melt, eccetera, si comincia a attivare questa shear zone che è un movimento da thrust verso sud. Quindi il punto A che stava andando giù subisce un'inversione del percorso, quindi viene esumato, mentre B e C, che stanno ancora nella parte sotto, subiscono ancora seppellimenti. E questo è riportato in questo PT schematico che vi faccio vedere. Quindi B e C continuano a approfondirsi, aumentano la pressione, A invece
comincia a calare la pressione, si muove verso l'alto. Tra 26 e 18 milioni di anni la shear zone più alta non agisce più, non troviamo più età oltre i 27 milioni di anni nella Calopani, ma troviamo l'attivazione tra 26 e 18 di questa HHD. Quindi anche il punto B, scusatemi, vado avanti da solo, anche il punto B inverte il metamorfismo che è nell'hanging wall della shear zone e comincia a muoversi verso il basso, a essere esumato. Lo stesso discorso si può fare quando viene attivato il main central thrust. Con l'attivazione del main central thrust anche il punto C, che a questo punto ha avuto le pressioni più alte perché è andato più a lungo in seppellimento, viene esumato. Quindi l'esumazione è diacrona e tutto questo cristallino viene esumato quando viene attivato il main central thrust, quindi la faglia blu con il movimento, diciamo, verso sud-ovest. Quindi in questo momento tutta il cristallino si comporta come unità coerente e viene tutta spostata verso l'alto con queste cicatrici che sono rimaste appunto come cicatrici. I risultati interessanti di queste datazioni delle miche fatte da Montemagni, eccetera, sono molto interessanti perché finora abbiamo visto che queste shear zone del cristallino si attivano dalle più vecchie alle più giovani, dall'alto verso il basso, verso l'avampaese. Poi c'era questo main central thrust, zona del main central thrust non meglio identificata. E in realtà questa main central thrust zone ha ancora una deformazione che attiva il main central thrust superiore tra 9 e 8 milioni di anni, quello inferiore a 5 milioni di anni. Ma tra l'altro è interessante perché ci sono delle miche statiche a 7-6 milioni di anni che sono attraverso le miche deformate del main central thrust superiore. Quindi vuol dire che proprio quella struttura si ferma, non è più attiva e agisce quella sotto. Mi sono dimenticato di dire una cosa importante: quando l'HHD smette di funzionare, ho messo 17 milioni di anni perché a 17 milioni di anni abbiamo datato un granito che taglia le milionite e il granito è deformato. Quindi sono proprio attivazioni che arrivano per un certo periodo di tempo, si fermano e parte quella sotto. Quindi è la stessa cosa per l'HHD e per il main central thrust. Quindi questo, diciamo, completa, diciamo, l'evoluzione delle shear zone verso il basso e verso tempi più recenti. Quindi, concludendo, che siamo già, diciamo, in tempo di chiusura, il cristallino dell'Alto Himalaya non è una unica mega unità di tipo coerente, ma è interessato da shear zone regionali, ad esempio l'HHD, che la dividono in diverse porzioni. Quella più alta la troviamo un po' meno perché la parte alta è cristallina interessata da graniti che hanno intruso, hanno dato anche un metamorfismo di alta temperatura e bassa pressione, e quindi le tracce di questa si vedono solo nelle sezioni dell'Himalaya dove ci sono meno graniti. Quindi quella che vediamo meglio è l'HHD perché siamo meno interessata da questa intrusione granitica. Questa discontinuità tettonometamorfica, Eigenmann discontinuity, è stata attiva prima del main central thrust e in posizione strutturale diversa, più alta. Questa discontinuità è durata circa 10 milioni di anni nel suo complesso in regime duttile. Questa shear zone ha provocato uno spostamento nel tempo delle condizioni di picco metamorfico raggiunte nel tetto e nel futuro. Quindi, in conclusione, i tempi di attivazione della Calopani shear zone, quella più vecchia e più alta, della discontinuità intermedia HHD, del main central thrust superiore e inferiore con questi nomi locali, suggeriscono un meccanismo di in-sequence shearing per l'esumazione cristallino, dove main central thrust e south vertebral detachment non necessariamente agiscono contemporaneamente per guidare l'esumazione delle rocce metamorfiche. Quindi possono anche agire contemporaneamente a seconda dell'equilibrio del prisma del cuneo orogenico, ma non è una condizione sine qua non, una condizione sine qua non per esumare il cristallino. Quindi a questo punto, diciamo, ho riassunto i risultati principali che derivano da oltre 20 anni di ricerche. La mia prima spedizione è stata nel 1993, quando ero un giovane ricercatore con capelli neri, capelli neri, e si è protratta poi per oltre 27 anni, ma questo studio delle shear zone è iniziato nel 2000, quindi 20 anni fa. Ci ho messo un po' di tempo a, diciamo, a capirne il funzionamento, a capirne il significato regionale, a trovare anche un modello tettonico
spiegasse, diciamo, questa presenza di Scherzo così importante e così trascurata in tutta la letteratura. Questo qui è stato un lavoro che è un lavoro di gruppo. Io vorrei appunto ricordare che tutti questi dati che abbiamo raccolto, che sono tantissimi, derivano da un lavoro di equipe tra italiani e stranieri che dura da più di 20 anni. Ringrazio in particolare Chiara Montomoli, Salvatore Iaccarini e Dario Bisonà, sono i colleghi di numerose spedizioni e di tante discussioni, diciamo, sia sul terreno che in laboratorio, tutti i colleghi italiani e stranieri con i quali abbiamo collaborato e ho collaborato, e un grazie in particolare anche agli studenti di dottorato che sono stati di volta in volta coinvolti in questa lunga, affascinante ricerca. Quindi posso dire che ho avuto la fortuna di poter usufruire della mente e delle braccia, diciamo, dell'operatività di un fantastico gruppo di ricerca sia sul terreno che in laboratorio. Quindi io vi ringrazio tutti per l'attenzione e sono disponibile per le domande che vorrete farmi. Bene. Parla nessuno. Posso Ci sono domande? fare una domanda? Basta Certo. iscriversi, come vi ho detto, bisogna che vi iscriviate nella mailing list, cioè nella mailing list, nella chat. Man mano che vi iscrivete nella chat, io vi darò la parola a questo punto. E quando vi do la parola, voi accendete la telecamera, accendete il microfono e fate la domanda a Rodolfo. Allora, Rodolfo, Simone Fabbi, la prima domanda. Grazie, Rodolfo. Prego, grazie a voi dell'attenzione. No, io stavo solo ringraziando la presentazione, grazie. Grazie mille. Chi è che voleva fare la domanda? Alberto Alberto Pizzi. Pizzi. Sono stati Do la parola ad Alberto Pizzi. addormentati. La prima è improbabile, la seconda può darsi. Complimenti per lo straordinario lavoro, insomma, che avete fatto, una cosa bellissima, incredibile. La domanda è, chiaramente mi è sempre interessato il confronto con il extensional detachment, il saltivo detachment. Quindi tutto questo che hai fatto vedere tu, no? Secondo me, prima mi fa pensare che metto un po' in crisi quello che è il modello del, come si chiama, del channel flow, sotto un certo punto di vista, perché stavo pensando, nel senso, tu fai avere un simple shear dove c'è una parte, insomma, del footwork che si muove attivamente, insomma, che va in metamorfismo proprio, quindi non è solo l'engo, diciamo, che si muove, no? Perché uno del channel flow si aspetta tipo il tappo di spumante, quindi un grosso movimento sarebbe tutta la parte intermedia. Quindi questa cosa qui è, secondo me, mette un po' in crisi il modello del channel flow, però ecco, volevo capire come relazioni tutte queste zone di taglio con il detachment tipo danno. Grazie. Grazie della domanda, molto interessante. Effettivamente un po' della colpa del detachment tibetano ce l'ho io, ce l'hanno, diciamo, gli italiani, perché siamo stati, diciamo, i primi a individuare nel 98 una struttura duttile alla base e una fragile al tetto. Questa struttura duttile è stata poi utilizzata tantissimo nel modello del channel flow perché era necessaria per spiegare questo flusso di rocce migmatitiche fuse che si sarebbero mosse, diciamo, verso sud, quindi, diciamo, sono in parte colpevole. Poi, diciamo, quindi è stato ritenuto, diciamo, una struttura fondamentale, interessante, che comunque è interessante, va ancora spiegata, perché una shear zone così poco inclinata, che si sposta per più di 200 km e 2000 km di Hugo Strike, con una pendenza di 10 gradi, una LANF, diciamo, di quelle che fanno arizzare i capelli, diciamo, come spiegazione, no? Perché lo stress risolto comunque è basso. Diciamo che noi abbiamo trovato un aspetto che non vi ho approfondito, ma ci abbiamo lavorato tanto. Abbiamo trovato età disparate del South Tibetan Detachment. Ad esempio, in Nepal abbiamo trovato un granito che
che taglia il detachment, e questo granito è indeformato, e tra l'altro spesso 4 km è un'area di 110 km, abbiamo studiato con Dario Visonalu, Capertoldi, eccetera, è indeformato e c'ha 24 milioni di anni, quindi il detachment lì è più vecchio. In altre zone, per esempio in Bhutan, abbiamo trovato strutture di taglio nei graniti legati al detachment a 11-13 milioni di anni, quindi quello che stiamo pensando, e poi guardando un po' lungo la catena, c'è anche un bel lavoro di review del South Tibetan Detachment basato su dati del Garhwal fatto da Iaccarino su Tectonics nel 2017, è un bellissimo lavoro perché fa vedere le età diverse di questo detachment lungo la catena. Ovviamente come cioè, è impossibile pensare che si possa muovere una struttura così grande tutta contemporaneamente. E allora probabilmente si attiva in tempi diversi, probabilmente in corrispondenza diciamo di o di spessimenti dovuto all'HKD che magari fa crescere lo spessore perché comunque è un thrust e quindi mi raddoppia un po' lo spessore delle rocce, quindi magari il cuneo orogenico può subire la necessità di un'estensione per compensare questo spessimento verticale, allora magari lì si attiva, però sono tutte attivazioni diciamo secondarie secondo me rispetto alla tettonica shear zone compressive e che vengono attivate in tempi differenti. Ovviamente dove ci sono intrusioni di graniti che mettono dei melt nelle rocce fuse, quindi delle rocce molto deboli, possono attivare il detachment magari anche senza bisogno di spessire la catena, quindi ha dei movimenti che comunque sono diversi e non durano per 15-20 anni, ma sono localizzati in tempi ben precisi. Questo sta venendo un po' fuori, diciamo, con tutti gli studi dettagliati, perché chiaramente vanno viste sezione per sezione la catena e capito come funziona. Però ecco, è comunque una struttura di prim'ordine che aiuta anche l'esumazione, perché il thrust da solo non è capace di diminuire la pressione, ho bisogno di una tettonica estensionale al tetto, di erosione, di assottigliamento crostale, magari con deformazione non coassiale, quindi è una struttura che comunque è indispensabile per esumare le rocce. Però diciamo era stata un po' sopravvalutata nei modelli precedenti perché la mettevano contemporanea rispetto al Main Central Thrust e era un vincolo che poi non reggeva perché su varie sezioni questa contemporaneità non è stata verificata poi con i dati di dettaglio. Grazie Rodolfo, ci sono altre domande? Chi vuol fare domande per cortesia scriva che può intervenire nella chat e poi ricordo che accenda il video e il microfono per fare la domanda. Chiedo a Diego e Sofia per cortesia di mettere anche il cognome e così possiamo scaricare e fare la lista. Ci sono altre domande, ringrazio Rodolfo per la bellissima presentazione. Mi chiedo scusa perché all'ultimo mi sono incatricchiato io perché ho ricevuto una telefonata da Andrea Media per la famosa campagna del posto. Speravo di non questo fatto, questa sciocchezza, perdonami. Va bene, grazie. Non ti sente. Ti sente poco, Sandro? Si sente male, sì. C'è una domanda di Andrea Zanchi. Allora, esistono differenze significative nella composizione delle varie unità, delle varie unità che costituiscono il tetto del Main Central Thrust? Diciamo, in realtà non tanto. È abbastanza uniforme. Il Main Central Thrust è caratterizzato da un metamorfismo inverso lungo tutta la catena, si passa dalla parte alta che dove abbiamo la cianite, poi starolite, granato, e questa cosa qui si ritrova diciamo dal Bhutan fino allo Zanskar, quindi al nord-ovest dell'India, e quindi diciamo le rocce, ovviamente la litologia un pochino cambia, comunque sono essenzialmente dei micascisti, paragneiss, con la stessa composizione mineralogica, stessa diciamo duttilità, viscosità. Quindi una grossa differenza non la troviamo, quella è la mia esperienza. Poi
l'inversione dell'esograde è ripetuta. No, diciamo, è un'inversione che dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe vedere un taglio, una deformazione più veloce della trasmissione del calore, per cui, diciamo, le esograde che potevano essere dritte all'inizio vengono invertite, diciamo, e congelate in quel modo. Però non abbiamo mai osservato, cioè mai, in realtà non è vero. Diciamo, comunque durante la deformazione del thrust non è ripetuta. Ci sono in Nepal orientale, evidenziate dagli autori canadesi, Larson, Ambrose, eccetera, delle ripetizioni dovute a dei thrust fuori sequenza. E a un certo punto nella sezione del schematica dei Malai ho fatto vedere HHD e poi partivano anche dei thrust fuori sequenza, perché ci sono delle deformazioni che però sono molto più recenti, che raddoppiano in parte, però con spostamenti comunque molto inferiori rispetto allo spostamento del mensetta tasse, quindi qualche centinaio di metri, pochissimi chilometri, ecco. Comunque sì, ci sono delle ripetizioni per trasse fuori sequenza, documentate. Grazie Andrea, grazie Rodolfo. Bene, grazie a voi della pazienza e dell'invito, è stato un piacere. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete dubbi, viene in mente qualcosa, se avete bisogno. Andrea dice: prime grandi novità dopo Ganser. 100 anni di stasi. No, diciamo, il trucco è tenere la geologia legata al terreno, alle strutture naturali. E mi ricordo che ero rimasto impressionato da un commento di un lavoro per il centenario della Società Geologica Americana, fatto da un collega canadese, che diceva che la geologia, in pratica, riassumendo brutalmente, dice: la geologia non è vera finché non è confermata da modelli fisico-meccanici. Io direi l'opposto. Il modello fisico-meccanico è vero e attendibile quando trova un riscontro nella geologia. Diciamo, gli esperimenti di Hubert Rabean del 50 hanno dimostrato appunto che fino a quel momento i fisici negavano l'esistenza dei thrust, e poi con la pressione dei fluidi invece hanno visto che erano possibili, eccetera. Quindi, diciamo, però i geologi li avevano osservati, il Garus Thrust lo vedevano, i thrust, diciamo, raddoppi, che ne so, sulle Apuane li vedevano, c'erano stati visti su Monti Pisani, eccetera. Quindi ci vuole sempre un po' di modestia a tutte le parti e cercare di interagire anche fra modellisti e strutture naturali, però chi ha ragione è la natura. Se quella struttura me l'ha formata, c'è, devo solo capire come si è formata. Se non riesco a farlo e non ho gli strumenti numerici, vuol dire che non sono ancora pronto, ma mi devo attenere a quello che la natura ci ha presentato. Vai Giorgio. Vai Giorgio Minelli, accendi la telecamera e la... Accendo la telecamera, accendo tutto, microfoni, vari. Io non mi vedo, comunque... Si vede una mano. Mano? Si vede? Vedi il sigaro? No, ora no. Vai Giorgio, fai la tua domanda. Niente, volevo saperne qualcosa di un po' di più di quella shear zone estensionale STDS. Che sì. Una slide era datata 11-25 milioni di anni. Che sì. Significa? Questa, da quello che capisco, senza l'ignoranza, ma io ancora nel buio. Già mediamente, figuriamoci sull'Himalaya. E questa shear zone ha funzionato praticamente contemporaneamente a tutto il sistema himalayano. In realtà, diciamo, no, ecco, quello che dicevo anche prima, cioè 25-11 è una parentesi in cui sono comprese tutte le età, però non ha agito contemporaneamente, ha agito, diciamo, per spezzoni differenti. Poi se metto tutta l'età per tutta la catena trovo 25-11, ma su differenti sezioni ha agito in tempi diversi. E tra l'altro è anche complicata, perché ha una parte inferiore duttile e una parte superiore fragile duttile, e tra l'altro stiamo trovando anche delle età ben, ben diverse anche sulla stessa verticale, quindi cambia lateralmente e verticalmente, quindi è un po' complessa. Però cioè, sicuramente c'è sempre stata, diciamo, prima ha agito come thrust durante la prima collisione e poi è stata riattivata in estensione in periodi diversi. Questo sì.
Sulla sezione, tu hai fatto una sezione in cui ci sono tutti i trust con le date, con le datazioni. E vedo qui la traccia in nero che a un certo punto si approfondisce sotto un TSS, che penso sia un, non so che diavolo sia, e poi c'è un'intrusione e poi c'è un retroscorrimento GCT, qualcosa del genere. Esatto, Questo. esattamente questa. Sì. Questa qua è la stessa shear zone. Beh, insomma, diciamo che sicuramente nella parte dove c'è scritto STDS e dove c'è 2511 e dove ci sono i graniti, scusate, la rimetto, questi palloni qui che tagliano, sicuramente è la stessa shear zone. Poi cosa succede sotto il Tibet, dove si approfondisce, fa un po' di disinforme? Non è molto chiaro, però la sismica mette in evidenza una certa continuità. Poi abbiamo l'NHD, sono i duomini di Gneiss nord-himalayani, quelli che attraversano il Tibet, e poi c'è il Great Counter Thrust, che è un back thrust che è presente nella zona di sutura e che tutti collegano, però diciamo questo collegamento è molto ipotetico in basso. Sicuramente fino ai duomini di Gneiss è la stessa struttura, alle stesse rocce, alle stesse caratteristiche e la stessa età, quando si va nel Great Counter Thrust, diciamo, viene collegata, però ecco, si passa 100 km, diciamo, sotto il tibetano senza dati, però tutti quanti la collegano. Io dubito che sia esattamente la stessa cosa. Sicuramente Sembra il Great Counter piuttosto Thrust può riattivare. improbabile. Però, visto. Ho capito, c'è da fare per altri 20 anni. Ma grande è la catena. Tenete Sicuro. presente, giusto una curiosità, quando noi abbiamo fatto il lavoro su questo granito Buraburi, che è spesso 4 km e 120 km di area, non era mai stato segnalato da nessuno, se non qualche piccolo affioramento da Gerhard Fuchs, che è un geologo austriaco che negli anni 60, anni 70 andava a cavallo, diciamo, a rilevare per quelle zone. Quindi ci sono delle zone quasi completamente inesplorate dal punto di vista geologico, ancora. Quindi, diciamo, che sono di difficile accesso, a volte anche accesso politico, difficile, a volte logistico, perché sono ovviamente percorsi impervi, a volte proprio non ci si arriva. E Ma non è quindi. banale andare a arrivare lì. No, diciamo, il problema è trovare le strade, i Allora, sentieri. fisico, penso. No, quello basta andare con calma. Se ce la faccio io, ce la possono fare tutti. Io non sono sicuramente, non sono lo Zanchi, ecco, non sono un alpinista, sono uno di mare che è nato in mare più o meno sulla costa toscana e vado volentieri in Himalaya, ma senza pretese, ecco, proprio Vai cammino. col pattino in Himalaya. Anzi, di solito soffro anche parecchio mal di montagna e mi usano un po' come il canarino dei minatori. Quando sto male io, allora si fermano tutti perché sono il primo segnale, quindi proprio massima tranquillità. Solo un po' di costanza, un po' di perseveranza, quello sì. Bello, bello. Grazie. Grazie a te. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei Rodolfo Carosi e chiuderei questa prima assemblea post-Covid, ma il futuro ci riserverà tante assemblee più o meno così. Oggi siamo a 250 posti virtuali, è possibile che raggiungeremo anche la possibilità di poter avere un'assemblea almeno con la possibilità di dare a tutti i soci di partecipare in distanza. Questo è l'auspicio della Società Geologica oggi, la Presidenza del Consiglio Direttivo. Ringrazio tutti gli intervenuti. Oggi abbiamo raggiunto un tetto di una numerosità massima elevata per essere comunque per le nostre assemblee. E quindi vi ringrazio tutti per essere intervenuti. Ringrazio Rodolfo per la bellissima e chiara presentazione, e arrivedersi a settembre. Ve lo ricordo, a settembre avremo un'altra assemblea con tante presentazioni, soprattutto tutti i vincitori e l'assegnazione dei vari premi ai vari vincitori, i premi della Società Geologica. Grazie.